Per fare una buona orchestra servono ottimi musicisti, ma soprattutto affiatamento. Se ognuno suona per conto proprio, addio. L'Inter è un complesso di simpatici, simpaticissimi, soprattutto per gli avversari. 3 sconfitte nelle ultime 4 partite. Tanti solisti, niente squadra. A San Siro l'Atalanta fa un'autentica passeggiata. Sonetti può permettersi il lusso di tenere a casa Cantarutti e Peters. Tanto i gol li fa Fulvio Simonini, 24 anni, cannoniere in C2, finalmente titolare dall'inizio. C'è inoltre uno dai piedi buoni, Donadoni, a fornire palloni preziosi, ma soprattutto c'è l'orchestra. L'Inter ha una panchina miliardaria, Lorieri, Collovati, Bredi, Cucchi e Selvaggi. La novità è Marini, detto la coscienza nerazzurra, il vecchio soldato gioca libero. A centrocampo Tardelli, Fanna, Mandorlini e Baresi. Rumminighi ed Altobelli vengono tampinati passo passo da Osti e Gentile, mentre gli atalantini Perico e Prandelli fanno lavoro di sbarramento e rilancio. L'Inter rimedia solo questa occasione da gol che costringe a salvataggio il bravo Soldà. Poi i pasticci difensivi nerazzurri danno la possibilità all'Atalanta di passare 2 volte in 10 minuti. Vediamoli questi gol di Simonini. Saltano fuori gli errori di Zenga e compagni. Sulla seconda rete è molto abile il cannoniere atalantino a battere tutti sul tempo. E il crollo verticale delle velleità interiste. Praticamente non c'è più partita. E visto che l'ammalato non reagisce, Corso torna all'antico. Bredi regista, Tardelli fuori, Mandorlini libero e Marini a centrocampo. Nell'intervallo Marini esce e Corso brucia la seconda sostituzione. Entra Cucchi. Guardate cos'è il destino. Marangon si fa male subito, distorsione al ginocchio e problemi di menisco, e l'Inter così resta in 10. Per l'Atalanta, ben disposta sul campo, è come sparare sulla Croce Rossa. Così Donadoni sfugge ai nerazzurri sbilanciati in avanti e Ferri lo mette giù. È il rigore del 3-0 che Soldà non fallisce. Piotti festeggia il suo rientro con questo bellissimo intervento. Poi, per una spinta di Gentile ad Altobelli, Redini decreta il penalty. Rummenigge ha la possibilità di segnare un gol platonico. Rummenigge, è un momento difficile per l'Inter, 3 sconfitte in 4 partite. In 2 parole, cos'è questa crisi? Perché? È difficile capire la nostra serie negativa. Come lei ha già detto, 3 sconfitte in 4 partite sono un po' troppi per una squadra come la nostra. Dobbiamo stare attenti perché siamo veramente in discesa. Come ho già detto, adesso dobbiamo stare attenti perché abbiamo 18 punti e le squadre che sono sono abbastanza bassa in classifica hanno anche 15, quindi è un momento veramente dove dobbiamo stare attenti. Simonini, 2 gol a San Siro, se lo sarebbe mai aspettato, sognato anzi. Sì, me lo sono sognato tante volte, anche uno solo. Oggi ne sono capitati 2 e abbiamo vinto addirittura la partita, sono molto contento.